Bentornati cari amici non morti per questo video speciale di Halloween. Oggi siamo qui per parlare di un libro un po' diverso rispetto agli altri che abbiamo visti. Per una volta non parlerò di arco, non parlerò di romanzi che hanno arcieri come protagonisti, ma pescherò tra i miei libri horror per presentarvi qualcosa che vi farà tremare le vene e i polsi. Avrei potuto pescare tra i classici di Stephen King o andare indietro a Bram Stoker, a Frankenstein, a Dr. Jekyll e Mr. Hyde, oppure avrei potuto spaziare in quei tanti romanzi che adesso stanno uscendo che parlano di zombie, e invece no. Ho voluto pescare una chicca per voi. Un romanzo molto bello da uno dei maestri della suspense e dell'horror recentemente scomparso. Oggi vorrei parlare con voi di Io sono leggenda di Richard Matheson. Molti conosceranno questo libro per quel film uscito di recente con Will Smith, di cui purtroppo qua c'è anche la copertina. In realtà il film non ha quasi nulla a che vedere con il protagonista, se non il nome, Robert Neville, ma tutto il resto è diverso. E credetemi, il libro è decisamente più avvincente del film, con un finale totalmente diverso, che spiega davvero il perché Robert Neville è leggenda. Ma quindi, di cosa parla questo libro? Ovviamente di un'apocalisse di non morti, che tornano sulla Terra colpiti da non si sa bene cosa, e Robert Neville è uno dei pochi sopravvissuti che combatte quotidianamente contro i non morti, aggirandosi in città spettrali dove di giorno lui è uno dei pochi superstiti, mentre di notte questi non morti tornano a popolare le vie, le strade, le case, e vanno a tormentare Neville, che un giorno deve ripartire, ricostruire staccionate, ricostruire corone d'aglio, paletti per uccidere i non morti. Ma quindi, perché ho voluto presentarvi questo libro e non altri? Tanto per cominciare, molti conosceranno Io sono leggenda per il film, ma pochi sanno che in realtà questo film è il terzo che hanno fatto su Io sono leggenda. Il primo è stato addirittura girato a Roma, nel quartiere Euro, e aveva come protagonista Vincent Price. Già solo questo dovrebbe far venire la colina in bocca per andare a cercarlo. Il secondo film, Occhi bianchi sul pianeta Terra, ha come protagonista Charlton Heston. Un film bellissimo, non so quanto fedele al libro, ma davvero avvincente. Il terzo, un blockbuster che sicuramente ha portato molti di voi al cinema e ha fatto scoprire Matheson al grande pubblico, ma non so davvero se considerarlo degno erede degli altri due. Il libro si snoda tra il presente del protagonista, e siamo agli anni 70, e il suo recente passato, tra un mondo in cui lui è uno dei pochi sopravvissuti e il passato in cui lui era uno dei tanti. E qua capiamo dove sta il suo essere leggenda, non nell'aver trovato il vaccino come nel film con Will Smith, ma nel fatto che in un mondo che fino a poco prima vedeva il mostro, il diverso, come l'essere leggendario, pericoloso, la minaccia al sistema, qui in un mondo popolato da non morti, da vampiri, lui, che è l'eccezione, diventa il mostro da perseguire, da perseguitare, da uccidere, perché lui è il pericolo rappresentato nei confronti della nuova società di vampiri che si sta lentamente riformando e sta uscendo da un'apocalisse che nessuno ha mai visto in precedenza. Spero che questa divagazione in tema Halloween vi sia piaciuta. Vi invito a mettere un lugubre mi piace su questo video e a iscrivervi a questo terrificante canale, in attesa di nuovi video dove magari torneremo a parlare di arco e magari faremo altri special per altre festività. Ciao a tutti dalla Creepy.